Danubolo che però è in rapporto di scuderia con Zenas. Tutto pronto per la partenza ormai. Partiti! Dal gruppo emergono Martina Mattina, Zenas e Catnavon, con quest'ultimo che però tende a ritrarsi. Poi Danubolo e Distantach, all'esterno Sornik a chiudere il gruppo Soprandar. Zenas che conduce dunque, Catnavon invece avanza e si porta in seconda posizione. Chi si ritratta è la favorita Martina Mattina che viaggia al terzo posto. Di dentro Danubolo, poi ancora Distantach a chiudere il drappello Tal dei Tali. Queste le posizioni, Catnavon agisce al fianco di Zenas, i due sono seguiti da Danubolo all'interno, al fianco di Danubolo galoppa Martina Mattina, poi ancora Sornik che viaggia invece per corsie larghe, Soprandar e Distantach sono quelli che chiudono. Un drappello comunque ben compatto, sempre in vantaggio interno Zenas, a largo Catnavon. I due sono sempre tallonati da Danubolo e poi ancora a largo Martina Mattina, Soprandar, Distantach, Sornik, gravemente attardato invece Tal dei Tali. Zenas che figura sempre davanti, seguito da Danubolo, la compagna di colori, Catnavon e Soprandar con quest'ultimo che prova ad ingambarsi al largo di tutti, gli altri sembrano in difficoltà. Zenas in vantaggio su Danubolo, poi Soprandar e Catnavon, Zenas e Danubolo in famiglia al match, ma al largo c'è Soprandar che prova ad inserirsi 3-2, Zenas di dentro, Danubolo di fuori, serratissima la bagarre tra i compagni, Soprandar non sembra in grado di intervenire, Zenas reagisce a Danubolo e allunga sulla stessa, Zenas che nel tratto finale viene a concludere avendo ancora del buono da spendere su Danubolo. Al terzo rimane ancora Soprandar, poi Catnavon, Distantach e gli altri tre. Vittoria di Zenas, ritorno a successo a San Siro per Max Tellini, che colpisce per il signor Meio a sei colori, la signora Toccolini, 1-2 complimenti al training.